È il killer più spietato mai esistito in Kansas. Gli bastava girare in macchina, vedere una donna camminare e pensava: sarai la prossima. Si definisce killer BTK, che lega. Portava con sé il suo kit, la corda con cui le avrebbe legate, la busta di plastica per coprire le teste. Che tortura! Mia madre lo ha implorato, ma lui non ha avuto pietà. E che uccide. Troverete un cadavere all'843 di South Pershing, Nancy Fox. Per 3 decenni si prende gioco della polizia e dei media, in un gioco perverso tra guardie e ladri. Purtroppo non avremmo potuto fare altro se non attendere la nuova vittima. Ma il killer è nato per uccidere. Per me in quel corpo c'erano 2 uomini. Il primo era un marito, padre e anche un capo scout. L'altro era un vero animale. Sono entrato in casa e ho aspettato che arrivasse. Queste sono le parole di un sadico assassino. Quella volta era armato di pistola? Sì, ce l'avevo. Cos'è successo quando... Anzi, ne avevo 2. Passano i decenni e quando viene catturato, dopo aver terrorizzato la comunità, descrive metodi e moventi in ogni dettaglio. Su di lei lo strangolamento non funzionava e ho usato un coltello. Così tutti entrano nella mente di uno psicopatico. È noto che tutti i serial killer attraversano diverse fasi. E si risolve il mistero che ha terrorizzato una città per 30 anni. Wichita, Kansas. Un tempo detta la città delle mucche, perché tappa di passaggio del bestiame dal Texas. Oggi è famosa per essere la città dell'aviazione. È una località tranquilla nel cuore della Bible Belt, soggetta alla furia dei tornado. Ma nel 1974 viene sconvolta da un uragano piuttosto insolito. Per gli abitanti di Wichita è stato davvero terribile. È stato molto sconvolgente perché omicidi del genere di solito accadono a New York, nella West Coast o in Europa. Non succedono mai in zone come questa. All'epoca, Richard LaManion è il capitano della polizia di Wichita. Era una zona molto tranquilla, con un bassissimo tasso di criminalità. Nessuno avrebbe mai pensato che ci sarebbero stati omicidi del genere. In quella casa laggiù, tra la Murdoch e la Edgemore, è successo tutto. L'assassino è andato sul retro, ha tagliato i fili del telefono ed è entrato. All'interno della casa, gli investigatori si trovano davanti a una scena indimenticabile. C'erano la madre, il padre e i 2 figli. Erano stati uccisi con delle modalità da rituale. La famiglia Otero si è appena trasferita in una zona tranquilla di periferia. Un intruso strangola il padre, Joe, e sua moglie, Julie, per poi passare al figlio. Le prove dimostrano chiaramente che l'assassino è andato da Joy, 9 anni. Gli ha messo una busta sulla testa per soffocarlo lentamente. Poi si è messo a sedere per osservarlo. Dopo essersi accertato che i genitori e il ragazzino fossero morti, è andato da Josephine, di 11 anni. L'ha portata in cantina e l'ha impiccata. La strage della famiglia Otero rappresenta solo la prima di una serie di delitti che durerà decenni e che non troverà spiegazione fino a quando l'assassino non parlerà, 30 anni dopo. Compiva questi gesti per piacere personale? Erano fantasie sessuali.
Dennis Rader è nato nel 1945 a Pittsburgh, in Kansas, ma ha trascorso gran parte dell'infanzia a Wichita, in Kansas. Era il primo di quattro fratelli e ha avuto un'infanzia, direi, mediocre. Roger Farthing inizia a frequentare la scuola lo stesso giorno di Dennis Rader e cresce con lui. Nella piccola comunità nei sobborghi di Wichita, Rader vive un'infanzia apparentemente serena. Sua madre lavorava in un supermercato e suo padre ha lavorato per molti anni per le ferrovie. Erano delle persone gentili. Dennis era molto tranquillo, molto taciturno. Vivevamo vicino al fiume. Abbiamo trascorso molte giornate lì a pescare o a esplorare. Lui preferiva fare cose simili piuttosto che fare sport o altre attività del genere. Non è mai spiccato in qualcosa in particolare, non si è mai distinto, ma ha sempre partecipato, era presente, era parte del nostro gruppo. Anche se Rader sembra come i suoi amici, in realtà, in un angolo remoto della sua giovane mente, ci sono pensieri oscuri e allarmanti. Parlando della sua adolescenza, ha riferito che ha sempre conservato un ricordo molto vivo di sua nonna, che uccideva le galline, e il pensiero di questa immagine lo entusiasmava molto. Molti di noi andavano in riva al fiume. Stavamo insieme e ci divertivamo a pescare. Alcuni miei compagni, che lo conoscevano da molto più tempo di me, prima della scuola, in seguito mi hanno riferito che quando era più piccolo lo avevano visto andare a caccia di tartarughe e di altri animali, ma secondo loro, invece di ucciderle come molti di noi avremmo fatto, colpendo le tartarughe o in qualche altro modo, hanno detto che le impiccava. Io non l'ho mai visto farlo, non ne avevo mai sentito parlare prima del suo arresto. Successivamente ha dichiarato che si divertiva a torturare gli animali e che era un feticista, in particolare dell'intimo femminile. All'epoca nessuno di questi comportamenti era evidente, ma sono poi diventati palesi una volta che Dennis Rader si è rivelato essere un serial killer. Un episodio specifico è particolarmente indicativo e decisivo nella devianza sessuale di Dennis Rader. Quando aveva circa 11 o 12 anni, un insegnante lo ha umiliato in classe. Lui era molto arrabbiato e lo stesso giorno è andato a casa della professoressa per spiarla dalla finestra. Aveva una corda con sé e l'ha legata stretta in vita. Mentre guardava la donna dalla finestra, ha avuto un orgasmo. Quindi è evidente l'associazione della corda al piacere sessuale, alla quale si aggiungono voyeurismo e senso del dominio su un'altra persona. Tutti questi elementi si fondono nel periodo in cui inizia la sua maturazione, all'inizio dell'adolescenza. Saranno poi cruciali nelle sue fantasie. Il giovane Dennis Rader, che cresce in una piccola comunità e la cui infanzia sembra a molti del tutto normale, inizia a vivere un tumulto interiore. Nessuno può immaginare l'esito devastante di certe fantasie. Dennis Lynn Rader cresce nella periferia di Wichita, Kansas, ed è il primo di quattro figli. Nonostante la sua vita sembri come tante altre, Rader nel corso dell'adolescenza subisce dei cambiamenti che lo distingueranno dagli altri suoi coetanei. Quando aveva 13-14 anni, ha iniziato ad avere fantasie sessuali e a provare strane sensazioni, ma sapeva bene che non erano comuni agli altri ragazzi. Ha detto: all'epoca conoscevo il mio futuro, sapevo cosa sarei diventato. Dopo l'università, Dennis Rader lavora per 4 anni per l'aviazione con il ruolo di meccanico. Quindi torna in Kansas. Vive a Park City, nella parte nord di Wichita. Nel maggio 1971 sposa una ragazza del posto. Ma dietro l'apparenza di una famiglia felice nasconde i demoni peggiori.
Dall'esterno, Raider sembrava un pilastro della comunità, ma nessuno aveva compreso la sua natura interiore, che lui nascondeva a chiunque, compresa sua moglie. Era barricato in quel mondo. Raider legge riviste per detective, in cui ci sono immagini di torture e bondage. Elabora le sue contorte fantasie, in centinaia di disegni raccapriccianti. Molte persone leggono riviste per investigatori, ma non compiono certe azioni. Mentre i serial killer le leggono e mettono tutto in pratica. Ne hanno le capacità. Raider lo definisce fattore X. Stiamo parlando di una chiara devianza sessuale in cui l'eccitazione non è stimolata solo dall'uccisione della persona, ma anche dell'umiliazione della vittima per mezzo di pratiche sadiche. Lui era abbastanza sveglio ed era consapevole che quello che leggeva sui serial killer lo riguardava. In seguito ha approfondito i modi per evitare l'arresto. Sapeva bene cosa fosse andato storto agli assassini che erano stati catturati. I pensieri, i piani, le fantasie di Dennis Raider si riversano nel mondo reale il 15 gennaio 1974, quando uccide la famiglia Otero. La polizia e gli abitanti di Wichita attenderanno più di 30 anni prima di conoscere l'accaduto. E lo apprenderanno da Raider in persona, grazie alle riprese uniche e agghiaccianti del processo. Prima di tutto, l'assassinio degli Otero è stato scatenato dalla visione della moglie e della bambina. Credo siano state delle motivazioni sessuali a spingerlo al contatto iniziale con la casa degli Otero. Ho accolto la famiglia puntando una pistola contro il padre. Mi sono accorto che... Beh, sì, non avevo nessuna maschera. Potevano identificarmi. Ho deciso di andare avanti e uccidere tutti, di soffocarli. Il primo è stato il marito. Ho preso una busta e l'ho ucciso. Poi sono passato alla signora. Subito dopo ho strangolato Josephine mentre dormiva. Poi sono andato da Junior e ho usato un'altra busta. Quando sono tornato indietro, Josephine si era ripresa. E che cosa ha fatto? L'ha portata in cantina e alla fine l'ho impiccata. Ha fatto altro dopo? Sì, mi sono masturbato. Dopo aver infierito sugli Otero, Raider corre a casa perché sua moglie sta per rientrare. Vuole essere lì ad accoglierla. Quando gli è stato chiesto riguardo a sua moglie, come ha potuto? Come faceva a non sapere? Ha raccontato che una volta, alla fine degli anni 70, inizio degli 80, un giornale aveva pubblicato uno dei messaggi che aveva mandato. Mentre era seduto a tavola a leggere il quotidiano, sua moglie è arrivata, avrebbe visto la foto e avrebbe detto: «Guarda, ha sbagliato a scrivere quella parola come fai tu». E lui ha dichiarato: «Ho pensato che avrei dovuto ucciderla». Ma non ha detto altro e ho lasciato correre. Mentre la città si sta riprendendo dalla strage della famiglia Otero, Dennis Raider va alla ricerca della successiva vittima. Spia la 21enne Katie Bright mentre ritira la posta davanti a casa sua sulla East 13th Street. Katie era una studentessa della Wichita State University e quel giorno era tornata a casa con suo fratello, anche lui studente. A loro insaputa, un serial killer li stava aspettando dentro casa. Raider non si aspettava che anche il ragazzo, Kevin, fosse lì. Gli ho chiesto di legare la sorella e poi io ho legato lui. Il fratello è riuscito a slegarsi. È scappato e ha iniziato a urlare. Ma l'assassino è uscito e gli ha sparato alla testa. Ho visto il sangue e ho pensato che fosse morto. Sono tornato indietro per strangolare lei, Catherine. Ma abbiamo lottato perché il nodo si era sciolto e ci siamo scontrati. Raider ha preso un coltello e ha colpito Katie più volte, uccidendola.
Quando il fratello è arrivato, anche se era disorientato e non capiva cosa stesse accadendo, è uscito per chiedere aiuto. Ho pensato che la polizia stesse arrivando. La porta si è mossa e credevo fosse finita. Sono uscito e ho visto il ragazzo che correva. Ho portato via tutto e sono scappato. Nonostante l'accurata pianificazione, Raider non ha con sé i suoi strumenti. Se avessi portato i miei attrezzi e li avessi usati, Kevin sarebbe morto. Non è un vanto, è un dato di fatto. Ripensando ai primi omicidi, è stato fortunato, perché ha commesso degli errori e avrebbero potuto prenderlo già al primo o al secondo. Lui era certo che lo avrebbero preso e che ci fosse un testimone. Era stato sicuramente impacciato, forse aveva lasciato qualche indizio ed era molto nervoso. Era certo di aver commesso qualche errore molto grave. Siamo stati dal fratello della ragazza varie volte, ovviamente per via del trauma che aveva subito al cervello. Non era in grado di fornirci molte informazioni, se non che l'uomo era di razza caucasica. Conoscevamo la sua età approssimativa. È stato il massimo che è riuscito a dirci. Non passa molto tempo dall'omicidio di Katie Bright quando la stampa parla di tre uomini coinvolti nel delitto della famiglia Otero. Raider è venuto a sapere che qualcun altro era indagato per quegli omicidi e non lo sopportava. Così è arrivata la prima comunicazione del killer BTK. Ed è giunta sotto forma di lettera. Diceva alla polizia che non era ancora giunta la fine, che avrebbe agito ancora. Se non mi prenderete, sappiate che altre persone di questa comunità moriranno. Ma passano 3 anni prima che colpisca di nuovo. Il successivo è avvenuto nel 1977. Io ero capo del dipartimento. Shirley era una mamma single ed era in casa con i suoi figli. I bambini colpivano la porta, urlavano, correvano. Lei stava male e ha rimesso. Le ho dato un bicchiere d'acqua. Poi ho proseguito e l'ho legata. Le ho messo una busta sulla testa e l'ho soffocata. Essendo passato molto tempo dagli ultimi reati, gli investigatori non collegano immediatamente l'omicidio di Shirley Vian con quello della famiglia Otero o di Katie Bright. La distanza tra alcuni dei delitti è legata al fatto che Raider avesse avuto prima un figlio e poi una figlia. Era in grado di categorizzare la sua vita. Quindi, vista questa capacità, riusciva ad essere un buon padre, ma anche ad uccidere. 9 mesi dopo, nel dicembre del 1977, il killer BTK attacca ancora. Compie quello che definirà il colpo perfetto. Nancy era una ragazza single, era bellissima e viveva da sola. Sono andato sul retro della casa, ho isolato il telefono, sono entrato e ho aspettato che rientrasse. È entrata nell'appartamento inconsapevole che lui fosse lì e l'ha subito aggredita. Le ho detto che avevo problemi sessuali e che l'avrei legata per poi fare sesso con lei. Era un po' agitata. Abbiamo parlato. L'ho ammanettata e fatta sdraiare sul letto. Le ho legato i piedi e mi sono messo su di lei. Le ho tolto la cintura e poi l'ho usata per strangolarla. Aveva deciso di soffocarla fino quasi a ucciderla. E mentre la osservava, si masturbava indossando la sua camicia da notte. Individui come Raider raggiungono l'eccitazione grazie al prolungamento dell'agonia della vittima. Ecco cosa stimola persone del genere. Per definizione, il sadismo consiste nell'infliggere dolore a qualcuno e tale pratica non è altro che una rassicurazione. Il sadico sente di avere il controllo. Ciò che Raider faceva, così come tanti altri assassini seriali, era uccidere con un legaccio e poi, quando la vittima stava per morire, allentava il laccio, la faceva riprendere e poi richiudeva con forza. In questo modo Raider riusciva sia a prolungare la sofferenza della vittima che la propria stimolazione sessuale.
Raider è soddisfatto e fiero di ciò che pensa di aver ottenuto e compie un gesto straordinario per conquistare l'attenzione di stampa e polizia. Seguiva costantemente tutti i rapporti della polizia riguardo gli omicidi. Ci chiamava da una cabina telefonica, ci informava dell'omicidio avvenuto e ci forniva l'indirizzo. Troverete un cadavere all'843 di South Pershing, Nancy Fox. Gli agenti sono andati lì e gli investigatori l'hanno trovata. E per noi era tutto chiaro. Il killer BTK era tornato. Era un assassino seriale. 10 febbraio 1978. Due mesi dopo l'omicidio di Nancy Fox, un emittente locale riceve una lettera macabra. È del killer BTK e rivendica gli omicidi della famiglia Otero, di Shirley Vine, di Nancy Fox e di un'altra vittima non identificata. Chiede l'attenzione dei media e allega una poesia dal titolo Ode a Nancy, con un disegno della Fox che giace morta sul letto. Poco dopo ho comunicato la nostra collaborazione con l'FBI, con altre autorità locali e con l'unità investigativa del Kansas. Si trattava di un serial killer. È stato allora che le vendite di serrature e armi sono aumentate. Qui non ce n'era mai stato bisogno, non era mai successo nulla a Wichita, Kansas. Raider riceve le attenzioni tanto richieste. Raider ha un obiettivo. Raider vuole considerarsi più intelligente delle altre persone della comunità. E il solo modo per dimostrarlo non è solo sulla scena del crimine, dove manifesta il dominio sulle sue vittime. Vuole esibire il suo status, la sua intelligenza e il suo potere, anche prendendosi gioco della polizia, che non riesce a catturarlo. Dal punto di vista della polizia era molto frustrante. Ci chiedevamo quando finirà. Non agiva ogni mese o due, passava anche un anno, a volte due o tre. Non potevamo fare più di quanto stessimo facendo, se non attendere la vittima successiva. Era molto triste. La polizia è incredula. Le lettere del killer continuano a giungere. A Wichita regna il terrore. E tutti si chiedono quando colpirà ancora e chi tra loro sarà il prossimo. 1977. Wichita, Kansas, è nella morsa di un crudele assassino seriale da quasi 4 anni. La polizia non ha alcuna pista. E il responsabile, Dennis Raider, che si è soprannominato Killer BTK, che lega, tortura e uccide, aspetta 7 anni. Prima di colpire ancora. Ma che cosa distrae Raider dalla sua carriera di assassino seriale? Dopo aver ucciso 7 persone, Raider è tornato a studiare diritto penale, non perché volesse diventare un cittadino rispettoso della legge, bensì per affinare la sua tecnica. La persecuzione delle vittime e la pianificazione meticolosa degli omicidi ormai è chiara, grazie alle lettere del killer. Avevo molti, li chiamavo progetti. In città seguivo più persone, le osservavo. Dovevo selezionarle. Dai suoi progetti si evincevano la persecuzione e la determinazione con cui avrebbe ucciso, il modo per sorprendere la vittima. Si assicurava di non lasciare nessuna traccia e che qualsiasi imprevisto fosse calcolato. Curava questi aspetti con l'acutezza tipica della sua natura ossessiva. Pianificava tutto alla perfezione. Aveva tutto il kit in un sacco nero che conteneva la corda per legare la vittima, le buste da mettere sulle teste, il nastro tessile, la pistola e alcuni coltelli. Portava con sé tutto il necessario. Era il kit dei colpi. Nonostante la sua natura meticolosa, la selezione del killer BTK sembra del tutto casuale. Ero informato sui serial killer. Attraversano
varie fasi. Una di queste è quella del puntamento, in cui si ricerca una vittima. Si può cercare per mesi o per anni, ma individuata una persona, si decide. Sarà la vittima. Gli bastava girare in macchina, vedere una donna camminare nel giardino di casa o davanti alla porta, la osservava bene e pensava: sarai la prossima. Dennis Rader non cerca la nuova vittima molto lontano. Vive a pochi passi da lui. Questa mattina, nella contea di Sedgwick, sono iniziate le ricerche di una donna scomparsa ormai da 7 giorni. Maureen Edge, 53 anni, è stata avvistata l'ultima volta una settimana fa. È rincasata all'1 di notte di sabato. La porta di casa era socchiusa, i cavi del telefono tagliati e Maureen era scomparsa. Per la notte in cui Maureen è stata uccisa, Rader ha già un alibi pronto. Era con suo figlio a un campo scout e poi, all'1 di notte, Rader si è alzato, è uscito, ha ucciso una donna e poi è tornato al campo scout come se niente fosse. Ho messo il corpo nel portabagagli e ho guidato fino alla chiesa luterana. Visto che era già morta, l'ho fotografata in diverse pose. Era una diaconessa e l'aveva messa in varie pose. Era spregevole perché nelle fotografie si vedono le tuniche del coro nel seminterrato. Erano state chiaramente scattate in chiesa. Ha voluto giocare con lei, con il suo cadavere. È terribile. A 9 giorni dall'assassinio, il corpo di Maureen viene ritrovato. C'era un cane morto e proprio accanto, poco lontano, c'era un piede. Il corpo era nudo ed era in stato di decomposizione. Accanto al cadavere c'era un paio di collan annodati. Non è la prima volta che Rader usa il suo ruolo negli scout per coprire le sue imprese. Era un capo scout e questo gli dava modo di stare lontano da casa. In un paio di occasioni ha lasciato il campo in cui si trovavano gli scout per andare a masturbarsi e si appendeva agli alberi cercando di non impiccarsi. Scavava delle fosse e indossava una maschera. Si sdraiava vestito da donna, con la biancheria, oppure preparava una macchina fotografica mentre era appeso a un albero e fotografava le sue imprese. Parlava delle sue azioni come se fossero normali. Pensava: lo fanno tutti. Mi sono divertito. E in questa foto ho scavato una fossa. Poi mi sono legato, ho messo un body e una maschera, e poi... E io... No, non è normale. Era strano. Gli ho detto che non aveva ragione. In alcune occasioni aveva iniziato a masturbarsi e poi non era riuscito a terminare perché temeva che gli scout lo avrebbero trovato. Ma era tutto parte della sua doppia personalità. Dopo aver ucciso Maureen Edge, compie altri 2 omicidi. Il primo è quello di Vicky Wegerly nel 1986. Per il caso Wegerly era organizzato. È entrato in casa dal retro. Lei è tornata con suo figlio, con la spesa. Le ho puntato la pistola contro e le ho detto di andare in camera. L'ha torturata. L'ha strozzata e lasciata sul letto. Quando il marito è tornato, nel tardo pomeriggio, l'ha liberata, pensando che fosse viva. Ovviamente non lo era. Il killer aveva colpito. Alcuni anni dopo, nel 1991, Rader uccide ancora. Gli investigatori hanno riferito che nelle prime ore del mattino un 15enne ha ritrovato il cadavere mentre camminava con il cane. Si tratta della 62enne Dolores Davis. L'ho ammanettata, legata e poi l'ho strangolata. Il mio piano prevedeva di trascinarla fino all'auto per chiuderla nel bagagliaio. Invece le cose si sono complicate.
Gli investigatori sulla scena non hanno comunicato nessun dettaglio riguardo le condizioni del cadavere, ma si pensa si tratti di omicidio. Subito dopo si è ritirato dalle scene. A Wichita torna il terrore, in attesa che l'assassino agisca ancora. Ma non ci sono novità. Le autorità del Kansas hanno pensato, forse è stato arrestato per altri crimini, come spesso accade in questi casi. Ma non era stato arrestato. Raider era lì, nella sua comunità. Ognuno aveva una teoria. Io ero certo che, a meno che non fosse morto, era ancora in giro. Ho pensato che si fosse fermato per via dell'età. Cosa aveva fatto? Aveva radunato i souvenir e i trofei delle varie scene del crimine in una casa su un albero che aveva in giardino, insieme alle riviste specializzate e ad altro materiale pornografico creato da sé. Credo che fosse in grado di procurarsi piacere anche solo guardando le fotografie delle scene del crimine, i souvenir e i trofei che aveva raccolto. Gli bastava ripensare alla loro provenienza per eccitarsi. Nel frattempo i figli di Raider crescono e lui cambia lavoro. Entra nel Dipartimento di Vigilanza di Park City e acquista una posizione di autorità nella comunità. Dennis era il supervisore della vigilanza. Lui rilasciava delle multe ai cittadini che non rispettavano le regole. Girava con il righello e misurava l'erba dei giardini. Se era troppo alta, multava gli abitanti. Aveva multato una signora perché il suo cane non era al guinzaglio. Lei è andata in tribunale per contestare la multa e il legale della donna era sconvolto per il modo in cui Raider si era comportato. Aveva studiato per ore e ore, giorni e giorni, per dimostrare la validità delle multe. Il mio lavoro consiste nel difendere i criminali, tra cui molti stupratori. Non ho mai preparato niente del genere. Raider si era preparato per quel caso minore come se si trattasse di un reato in cui fosse in ballo la pena capitale. Questa è una foto scattata da Raider del cane fuori dal cancello. È la prova che il cane fosse fuori. Un normale responsabile aprirebbe il cancello e ordinerebbe al cane di entrare, cercherebbe di capire perché fosse fuori. Ma Dennis che ha fatto? Ha cercato di sparare al cane con una pistola. È un episodio fondamentale per comprendere la natura di Raider. Aveva bisogno di controllare tutto ciò che lo circondava. Non avrebbe permesso a nessuno di batterlo in tribunale per quel caso. Avevo immaginato che Dennis potesse uccidere un cane. Aveva cercato di sparare a Shadow, ma non avrei mai pensato che potesse uccidere delle persone. Wichita ritorna lentamente alla vita di sempre. E la nuova generazione è inconsapevole degli orrori del passato. Ma nel 2004, passati ormai 30 anni dalla strage della famiglia Otero, torna la paura. Gli abitanti di Wichita tremano ancora. Il killer che ha già terrorizzato la città per anni è tornato. E Wichita piomba ancora nel terrore che ha già vissuto. Il killer BTK ha torturato e ucciso 10 persone nella città di Wichita dal 1974 al 1991. Per 13 anni scompare. Per poi riaprire una nuova spirale di crimini terribili. Il Wichita Eagle aveva pubblicato un articolo dedicato al 30° anniversario della strage della famiglia Otero. L'assassino lo ha letto e ha deciso che aveva bisogno di più pubblicità, che non era ancora finita. Ricordo bene, ero seduto qui nel mio ufficio. Mi hanno detto che c'era il capitano al telefono e voleva parlarmi. Ho risposto e mi ha detto: non ci crederai. È arrivata una lettera dal killer BTK. Pensavo scherzasse, ma ha detto: no, vieni e vedrai. Gli abitanti di Wichita tremano ancora. Il killer che ha già terrorizzato la città per anni è tornato. A primo impatto ho pensato che fosse tornato perché spinto dal rimorso, dal pentimento, da buoni propositi. E invece no, era arrogante e crudele.
Dopo decenni, l'assassino ritorna, pronto a giocare a guardie e ladri, con polizia e media. Ha iniziato a fare dei giochetti, ci mandava a caccia per la città. Abbandonava scatole di cereali. All'interno c'erano delle bambole in posa proprio come le sue vittime. C'erano anche alcuni gioielli. Nascondeva tutto in giro, chiamava i giornalisti e inviava messaggi con degli indizi per ritrovarli. Eravamo certi che se avesse continuato, alla fine lo avremmo preso. La sua tattica era... Credo volesse farsi prendere. Sono certo che ognuno dei miei colleghi sperava di essere l'artefice del suo arresto. Stava commettendo molti passi falsi e le forze dell'ordine stavano guadagnando terreno. Il killer sta per commettere un errore banale. Non essendo pratico di tecnologia, fornisce alla polizia una chance vincente. È il momento che tutti attendevano. Ha inviato un messaggio. Se vi mandassi un floppy disk, riuscireste a identificarmi? Siate sinceri, voglio saperlo. Così la polizia ha risposto tramite i giornali. Ma certo. Proprio come voleva lui. Allora ha inviato il dischetto. Randy Stone è un detective dell'unità di informatica forense e viene incaricato di estrarre tutte le informazioni contenute nel floppy disk. L'ho aperto e ho trovato un file. Da lì sono risalito al computer di provenienza della chiesa luterana locale. La persona che aveva creato quel documento si era registrata con un account, Dennis. Si tratta di Dennis Rader, presidente della congregazione della chiesa luterana del nord di Wichita. Il killer BTK. Abbiamo pensato, oh cielo, e poi ci siamo dati subito da fare, molto, molto in fretta. 25 febbraio 2005, Dennis viene arrestato. Mi avete preso. Dici chi sei? Sono il killer. Rader confessa. In un interrogatorio durato 33 ore e nei due giorni successivi. Finalmente, la polizia di Wichita può rendere nota a tutti l'identità del mostro che ha terrorizzato la città per più di 30 anni. Ho detto, quando annunceranno il suo nome, voglio sapere chi è. Ero chinato nella macchina di mio figlio. Mi hanno detto che l'assassino era Dennis Rader. Sono quasi caduto nell'auto. Non ci credevo. In occasione delle rimpatriate facevamo una foto di gruppo. Dopo qualche tempo dalla 40ª riunione con gli amici del liceo, è stato arrestato. Io e mia moglie eravamo seduti al tavolo vicino al suo. Abbiamo parlato un po' e è stata una bella serata. Non riesco a credere di aver pensato cose positive di lui per tanto tempo. Ho perso il conto del numero di assassini che ho difeso negli anni. Non lo riterrei mai tra i primi 10 più pericolosi, se mi basassi sull'apparenza o sui suoi modi. Molti sono palesemente strani e fanno paura. Pensi che non vorresti essere nella stessa stanza con gente simile? Ma Dennis non trasmetteva questo. Forse in questo modo ha ingannato tutti, perché nonostante commettesse quei gesti, sembrava un'altra persona. Era normale. Nessuno avrebbe mai pensato che fosse un serial killer. È stata molto dura sentirlo descrivere ciò che aveva fatto e tutto sotto gli occhi dei figli delle vittime. Le ha messo una busta sulla testa per poi strangolarla. Come ha fatto? In realtà, se ci penso, le ho legato le gambe al letto con delle corde. Ho preso quella rimasta e gliel'ho stretta intorno al collo. Chiunque vorrebbe dimenticare certe parole, come ho fatto io. Nella sua visione del mondo distorta e immorale, comportarsi come ha fatto e uccidere tante persone è un qualcosa di cui andare fieri, di cui non vergognarsi. Ecco perché è stato così disponibile con la polizia e ne ha parlato molto volentieri davanti alla giuria.
Non se ne vergognava, ne era orgoglioso. Io ritengo che il codice... Dennis Rader si dichiara colpevole e non viene processato, ma viene organizzata un'udienza per ascoltare i testimoni e dare la possibilità ai parenti delle vittime di potersi esprimere. Nessuna pena o sentenza inflitta a Dennis Rader è paragonabile alla resa dei conti che affronterà un giorno, giunto al cospetto del Signore. Eccolo, non ha avuto nessun rimorso, compassione e nessuna pietà. E per me merita lo stesso. Per quanto mi riguarda, Dennis Rader non merita di vivere. Voglio che soffra quanto hanno sofferto le sue vittime. Vista la tua natura diabolica, sono contento che la congregazione ti abbia voltato le spalle, che tu non abbia più amici e una moglie, che i tuoi figli ti abbiano disconosciuto. Ti ricordo che non riceverai mai più alcun conforto da nessuno per il resto dei tuoi dannati giorni. Dennis Rader è nato per uccidere. Non credo che abbia agito perché in lui ci fosse il seme del male che poi è germogliato. Se fosse stato curato con quello che chiamiamo ricondizionamento orgasmico, non sarebbe andata così. La sua crescita non ha avuto alcuna influenza. La sua infanzia non c'entra. Da bambino non ha subito abusi. Considerando che non ci sono stati problemi nella sua infanzia, si tratta di qualcosa dentro di lui. Non credo che chi uccida 10 persone sia sano. C'è qualcosa di sbagliato se sei in grado di uccidere qualcuno, specialmente dei bambini. E se nel frattempo riesci ad andare avanti con la tua vita come se niente fosse. Un assassino seriale sessuale rappresenta un problema biosociale, per il quale bisogna rivolgersi alla neurobiologia. Se si domanda a un eterosessuale, ti ricordi un evento determinante che ti ha reso eterosessuale? Dirà, no, è il mio modo di essere. Se si domanda a un omosessuale lo stesso, nella tua vita è successo qualcosa che ti ha reso gay? Dirà, no, è il mio modo di essere. Lo stesso vale per le devianze sessuali. Rader è nato così. Non è che fosse destinato a uccidere, visto che sapeva controllarsi. Dennis Rader ha ucciso mia moglie nel 1986. La giuria, i media e l'opinione pubblica sanno di che individuo crudele parliamo. Non esiste punizione che possa soddisfare la nostra sete di giustizia. Per me in quel corpo c'erano due uomini. Il primo era un marito, padre e anche un capo scout. L'altro era un vero animale. Il Dennis che conoscevamo era una persona del tutto diversa. Shirley Vine era mia madre. Spero che lui soffra per il resto dei suoi giorni. Ha ucciso perché da bambina ha subito dei traumi o per altri motivi? No, è solo crudele.